Gentili telespettatori di Sud TV, quest'oggi abbiamo con noi, abbiamo l'onore di avere con noi padre Michele Vassallo. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Padre Michele Vassallo ci presenterà questo convegno che si svolgerà il 23 luglio, quindi domenica, nello Stadio Arecchi di Salerno, che è giunto alla 32esima edizione. Il convegno appunto per il rinnovamento carismatico Servi di Cristo Vivo di diritto pontificio. Ci spiega un po' di cosa si tratta. Beh, il nostro carisma principale è proclamare la nuova evangelizzazione, cioè presentare Gesù con una nuova forza, un nuovo entusiasmo, un nuovo amore, e di modo che la gente possa innamorarsi di Gesù e seguirlo. E il nostro scopo principale è appunto questo, presentare Gesù e far sì che tutte le persone che vengono da si possano innamorare di Gesù. Evento che inizierà la mattina e poi proseguirà per tutta la giornata. Sì, le porte si aprono alle 7 del mattino e alle 8 incominciano canti e preghiere, alle 9 c'è l'ingresso dell'effigie della Vergine Santissima nel campo sportivo e incominciano poi le meditazioni e le Ci sarà un ospite d'eccezione, uno dei più grandi carismatici, preghiere. Spuldaro, giusto? Sì, esattamente, perché alcuni dicono Ironè, altri dicono Ironè, Spuldaro. Ma comunque per noi è una grande gioia perché è uno dei nuovi carismatici che è venuto fuori con un potere donatogli dallo Spirito Santo che non è usuale. Prima abbiamo avuto per tanti anni Padre Emiliano Tardif, un sacerdote religioso dei Sacri Cuori, che dovunque andava e annunciava Gesù venivano centinaia di guarigioni. E quando gli si presentava questo dono che lui aveva, diceva: un momento, non sono io sono l'asinello di Gesù, mi metto sulle spalle Gesù e lo porto nell'assemblea e lo lascio operare. Per cui lui, portato nell'assemblea, opera in forza delle promesse che lui ha fatto. Penso padre Emiliano se n'è andato in paradiso, già sono alcuni anni, e dà l'impressione che questo Ironè abbia un po' gli stessi carismi che quando annuncia la parola di Gesù normalmente avvengono meraviglie. Una volta io mi ricordo proprio che mentre padre Emiliano stava predicando, un giovane si mise a gridare, da una finestra della nostra casa di preghiera, dal convento. Finita la predica, padre Emiliano dice: chiamalo. Fu chiamato, venne sul palco. E gli domandai: perché gridava? Che è successo? E quello disse: guarda, io sono un giovane chirurgo, ma a causa di una forte artrosi che ho avuto alle mani, avevo dovuto lasciare la chirurgia e accontentarmi di fare il medico di base. Dice: però durante la predica un forte calore ha invaso le mie mani e si sono raddrizzate le dita e normalmente sono normali adesso, e faceva vedere le mani. Finito, andammo a pigliare una tazza di caffè e disse a padre Emiliano: padre, quando voi pregate per gli ammalati, il Signore ne guarisce tante, ma adesso voi non avete pregato per gli ammalati, stavate semplicemente predicando. Come mai che questo durante la predica è guarito? E padre Emiliano mi rispose: Michè, devi sapere una cosa, che chi guarisce è la parola di Dio. Lui ha accettato la parola di Dio, l'ha messa nel suo cuore e il Signore ha operato. Ecco per cui noi ci poggiamo particolarmente sull'annuncio della parola. Perché chi accoglie la parola ha accolto Gesù, perché Gesù è la parola di Dio vivente. Allora, accogliendo Gesù, Gesù opera. Quindi, oltre ovviamente alla presenza di Ironi Spuldaro, c'è anche la famosa attrice Claudia Colla, che è soprattutto una grande evangelizzatrice Sì. instancabile della Divina Misericordia, che è anche fondatrice della Star Rose Academy, che sta a Sì. Roma. Anche lei, appunto, è una donna impegnata che da anni si è praticamente convertita. Esattamente, ha cambiato completamente vita. Mentre prima lavorava per il mondo e per avere qualcosa di soldi, a un certo momento ha fatto il suo incontro con Gesù proprio durante una meditazione, una predica che si faceva,
ha riconosciuto Gesù Signore della sua vita e segue al 100% Gesù. Quindi diciamo una testimonianza che anche diciamo, chi ha avuto grandi lussi, grandi opportunità che la vita gli ha dato, si immerge di nuovo nel mondo del popolo a dare una mano anche diciamo, a chi è in difficoltà. Sì, ha una grande carità nella quale mostra tutto l'amore che aveva per Gesù ed essa porta avanti la Divina Misericordia appunto perché Gesù è misericordioso, non guarda i nostri peccati, segue l'invito che già ci ha fatto nella Scrittura tante volte. Venite a me, o voi tutti che siete affaticati ed afflitti, ed io vi consolerò. Venite a me, anche se i vostri peccati vi hanno reso rossi come lo scarlatto, io vi farò bianchi come la neve. È Gesù che ci invita ad andare a Lui, è Lui che ci purifica, è Lui che ci cancella dai peccati. E normalmente questa brava signora ha sentito questo potere di Gesù, che tutti gli errori che ha potuto commettere glielo perdonava per la grande misericordia, e adesso si è messa ad annunciare agli altri che Gesù è misericordia e che tutti andassero a Lui. Entriamo nello specifico di questo 32esimo congresso. La cosa bella che mi piace sottolineare è il fatto che ad ogni guarigione, diciamo, c'è questa frase, questo grido che si sente nello stadio: Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre. È una cosa bellissima, ce la può raccontare? Certo, perché Gesù non cambia. Gesù è la parola di Dio vivente fatto uomo. E normalmente il cielo passerà, la terra passerà, ma la parola di Dio non passerà mai. Per cui la parola di Dio fatto uomo è lo stesso. E Gesù, facendosi uomo, non ha perduto il potere che aveva quando era Dio e presso Dio. Perché lasciando il Dio e facendosi uomo, ha portato con sé tutta la sua divinità e il potere che aveva come Dio. Perché noi troviamo nella Sacra Scrittura che Dio, quando creò l'universo, disse, cioè una parola è uscita dalla sua bocca. E una delle prime parole che sono uscite dalla bocca di Dio è stato: sia fatta la luce, e la luce fu. E così dopo ha creato tutto l'universo. Ma quella parola che era presso Dio e che è uscita dalla bocca di Dio e ha creato l'universo, dopo si è fatto uomo, ma non ha perduto il suo potere. Difatti, quando ha detto a un morto, io te lo dico, alzati, il morto si è alzato. Quando è arrivato davanti alla tomba di Lazzaro e ha gridato, Lazzaro, vieni fuori. Guardate, c'è la stessa combinazione. Disse, si è fatta la luce, e la luce viene fuori. Dice, Lazzaro, vieni fuori, e Lazzaro viene fuori dal sepolcro. È lo stesso potere che non è cambiato. E quando si tratta degli ammalati, Gesù gli dice, alzati e cammina. Quello si alza e cominciano a camminare. Un potere che è solo presso Dio. Ma dato che Gesù è Dio, non può cambiare. Perché se cambierebbe, non sarebbe più Dio. C'è un altro momento toccante in questo convegno internazionale, ricordiamo il 23 luglio 2017 allo stadio Arechi, quello appunto dell'entrata dell'effigie della Madonna di Fatima nel suo centenario della prima apparizione del 1917. Sì. Beh, adesso prima di tutto noi stiamo seguendo un'espressione del Papa San Giovanni Paolo che gli ha gridato che Maria è la stella della nuova evangelizzazione, per cui la portiamo noi dove evangelizziamo affinché essa come stella potesse illuminare le persone che vengono per essere evangelizzate come mamma e come nostra regina. Per cui la veneriamo come mamma nostra, mamma di Gesù, e anche come la nostra stella che ci deve guidare nella nuova evangelizzazione. Poi ci sarà appunto questo intervento appunto di Ironi Spadolaro, soprattutto per gli ammalati. Ecco, sì. Come si svolgerà questa funzione? È questo, che lui prega Gesù e invoca che Gesù scendesse in mezzo all'assemblea e li guarisca.
Adesso si invoca anche lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo illumina, lo Spirito Santo dona gioia e forza. E Gesù, che è il donatore dello Spirito Santo, normalmente donando il suo Spirito, lo Spirito opera nell'assemblea. E Gesù, venendo sulla terra, ha detto: io sono venuto a guarire i cuori feriti. Ma generalmente lui guarisce i cuori feriti con la presenza dello Spirito Santo, che illumina, entra nella persona e guarisce le ferite che ha nel cuore. E noi vediamo che una quantità di persone vanno da psichiatri, psicologi, appunto perché hanno problemi mentali, spirituali, psicologici, a causa delle ferite che hanno nei loro cuori. Allora, quando si proclama Gesù, Gesù si presenta a loro e con la forza del suo Spirito dona guarigione al cuore, guarigione alla mente, guarigione completa e totale. Molti dicono che la cosa più importante non è quella della guarigione del corpo, ma la guarigione dell'anima. Però in realtà l'uomo è formato di anima e di corpo, e dato che Dio l'ha creato così, il Dio è interessato a guarire l'anima e a guarire il corpo. E noi lo vediamo anche con Gesù. Quando Gesù faceva una guarigione, normalmente annunciava la parola di Dio. Quando annunciava la parola, dopo seguiva una guarigione. Faceva una combinazione di presenza della forza divina, guarendo e appoggiando la parola che proclamava. E normalmente noi cerchiamo di imitare Gesù, annunciamo la sua parola e chiediamo che in forza della sua parola lui si renda presente e guarisca gli ammalati, sia nella mente, nel cuore che nel corpo. Ci sarà poi l'adorazione e la processione con voi e anche con padre Emanuele Zippo, che è un passionista. Che cos'è il passionista? Beh, è una delle congregazioni fatte in onore della passione di Gesù. Ci sono tante congregazioni e ogni congregazione porta avanti un carisma particolare. Questo è il carisma particolare di questa congregazione, è appunto annunciare Gesù che opera per mezzo della sua passione. Ricordiamo che poi ci sarà anche la recita meditata della coroncina della Divina Misericordia, sì, con Claudia Colla. Sì, e normalmente questo è diventato un punto, diciamo, importante in tutte le nostre manifestazioni. Sono due cose: presentare Gesù, Eucaristia, e la sua misericordia, perché normalmente non ci possiamo presentare a Gesù come giusto giudice, ma come uno che ha dato la vita per noi perché ci vuole salvi. Ha dato la vita, si è sacrificato, si è umiliato, appunto perché noi potessimo arrivare a Lui e provare il suo amore misericordioso. Allora Gesù, vivo e vero nell'Eucaristia, che viene presentato alla gente, che benedica le persone, e poi si supplica a questo Gesù che manifestasse la sua misericordia su tutta l'assemblea, perdonando le colpe che abbiamo commesso e guarendo i nostri corpi e il nostro spirito. Però, padre Michele Vassallo, diciamolo, è anche un'occasione davvero particolare per lei, perché compie il 50° anno della, sì, della sua investitura di sacerdote. Nel 1967, addirittura nel cuore del New Jersey, nel Newark, giusto? Sì, io sono stato ordinato sacerdote a Newark, nel New Jersey, però ho studiato a Pittsburgh e a Loreto, in Pennsylvania, dove è nato proprio il rinnovamento carismatico. E nell'anno che io venivo ordinato sacerdote incominciava il rinnovamento carismatico. E questo fu anche un'opportunità per me per coinvolgermi nel rinnovamento carismatico, perché alcuni dei miei professori stavano lì e furono i primi a coinvolgersi con il rinnovamento carismatico e normalmente influenzarono noi studenti. Ed entrammo nel rinnovamento carismatico, per cui lavoro nel rinnovamento carismatico anche da 50 anni, nello stesso tempo. Ciò nonostante, però, dopo, come sacerdote, non sono stato ordinato sacerdote
per il rinnovamento carismatico, ma sono stato ordinato sacerdote per la Chiesa intera, per cui ho avuto anche altri gruppi come i Neocatecumeni, Comunione e Liberazione, dove sono stato molte volte a guidarli, a tenere ritiri. In particolare con i Neocatecumeni sono stato addirittura una decina d'anni ad aiutarli, sia negli Stati Uniti sia quando sono venuto in Italia, perché avevano bisogno di un presbitero e io ero presbitero, io andavo e li aiutavo, anche se la mia vocazione principale era quella del rinnovamento carismatico. Poi c'è stata un'altra spiritualità che ho aiutato molto, chiamato Cursillos, i Cursillista. Tra il Cursillista e il rinnovamento carismatico c'è una grande affinità. Proprio alcuni dicono che il Cursillo è stato come l'avanguardia del rinnovamento carismatico, per cui si è manifestato con le stesse espressioni, con le stesse forze. Quanto tempo? Una quindicina d'anni è stato in America, sì, giusto? Sì, io sono stato 15 anni in America. Poi dopo, dato che mia madre e mio padre si erano ammalati e addirittura mia madre mi aveva detto che aveva pochi giorni di vita, io venni. Mia madre guarì e tornai negli Stati Uniti. E nello stesso anno sono venuto 3 volte in Italia, appunto perché mia madre stava poco bene e da un momento all'altro muore e c'è così assiste. Visto questo, allora chiedemmo al padre generale se mi faceva restare in Italia finché mia madre se ne andasse in paradiso. Ma ringraziando il Signore, mia madre è vissuta per altri 15 anni e qua poi dopo tanti anni, ecco, i superiori hanno pensato di non farmi andare più lì in America, anche se in un periodo mi avevano chiesto di fare il maestro dei novizi in America e ci fu un mio professore, il mio professore di greco e latino del liceo, che stava nel consiglio generale, che votò contro, perché io mi ero già coinvolto in Italia con questi gruppi carismatici e lui dice: adesso che hai incominciato un apostolato a livello nazionale in Italia, lo mandiamo un'altra volta in America, deve sospendere tutto. E allora votò contro e accettarono il suo desiderio e mi hanno lasciato in Italia. Però lei in America ha seguito molto le comunità spagnole. Sì, io ero incaricato, ero vicario episcopale e incaricato per tutta la contea di Lancaster per quelli di lingua spagnola e poi per i carismatici di tutto il nord-est degli Stati Uniti, che ho portato avanti questo per parecchi anni, finché poi me ne sono venuto in Italia. In occasione del suo giubileo d'oro, però, ha avuto anche l'udienza con il Santo Padre Francesco. Sì, ho ricevuto l'udienza, il Santo Padre, e normalmente gli abbiamo chiesto una benedizione per noi e anche per questa comunità che noi portiamo avanti del rinnovamento carismatico Serve di Cristo Vivo. E quando io lo dissi di benedire questa associazione internazionale, lui abbozzò un bel sorriso. Quindi una bella soddisfazione comunque festeggiare, sì, con il Santo Padre. E continuerete poi questi, diciamo, una sorta di festeggiamenti con la presenza anche di Monsignor Piero domenica 23. Sì, e adesso Monsignor Piero noi lo riteniamo un po' come il nostro padre spirituale, perché dall'inizio lui ha compreso l'importanza e la forza della nuova evangelizzazione e ha sposato quest'idea di portare avanti la nuova evangelizzazione proprio dando a noi il permesso, perché il primo permesso che abbiamo ricevuto prima fu dal padre generale dei padri vocazionista, perché io sono un sacerdote della congregazione dei padri vocazionisti e il padre generale diede il permesso. Poi a molte parti, e normalmente c'è il vescovo, che cosa ne pensa? E Piero entrò in merito e ci ha sostenuto e ancora continua a sostenerci nella nostra nuova evangelizzazione. Ci saranno poi anche altri 2 ospiti importanti? Sì, ci sono lì, c'è uno che viene dalla Polonia, e lui è stato
padre Jaroslav Krsevich, sì, ma generalmente noi lo chiamiamo padre Jarek. Jarek. E la ragione è perché è così difficile pronunciare il suo nome. E lui adesso porterà anche la nostra spiritualità in Polonia, che dovremmo incominciare lì i nostri gruppi di preghiera in ottobre. E poi, c'è anche il Monsignor Nicola Giampietro. Sì, il quale però è venuto sempre. Monsignor Nicola Giampietro ci aiuta e collabora con noi, sono già 16-17 anni qui in Italia. Quest'anno mi ha detto che sta poco bene e non sapeva, se si sente bene verrà. Ci auguriamo che il Signore lo faccia sentire bene perché possa venire. Ma se non si sente bene normalmente non l'avremo quest'anno, dopo 17 anni. Ecco, non sarà con noi, ma speriamo che il Signore gli dia la salute. Diciamo, conclusa questa prima parte dove abbiamo parlato di questo convegno, ricordiamo il 23 luglio 2017 allo Stadio Arechi, dalle 7 del mattino fino a poi a tarda sera, vogliamo capire adesso nel merito questa sostanziale differenza tra l'esorcismo e la guarigione, giusto? Voi fate guarigione, non esorcismo. Beh, adesso normalmente noi abbiamo e invitiamo sempre sacerdoti o vescovi che fanno esorcismi, ma l'esorcismo, poi abbiamo avuto padre Amort che per anni è venuto ai nostri ritiri e ha fatto la preghiera di liberazione e tutto, e poi abbiamo coloro che chiedono a Gesù la guarigione. Adesso c'è una leggera differenza, perché quando si chiede la guarigione noi abbiamo i miracoli e la guarigione, ma non tutte le guarigioni sono miracoli, perché il miracolo avviene per una persona che non ha fatto mai nessuna cura e improvvisamente sotto la parola del Signore guarisce. Invece la guarigione è fatta attraverso un processo, un po' alla volta, incomincia in un certo momento e poi va avanti. E uno può essere aiutato anche dai medici e dalle medicine, perché il Signore ha creato le medicine per farci stare bene. E normalmente, se voleva operare solo attraverso i miracoli, non avrebbe creato, messe nella natura, forze e sostanze di guarigione per essere guarito. Poi ha dato l'intelligenza all'uomo perché pigliasse queste sostanze e le facesse per la nostra guarigione. E mentre il miracolo, per cui anche a Lourdes molte sono guarigione, i miracoli che si contano a Lourdes sono pochissimi, perché il miracolo è quando tu sei ammalato e improvvisamente guarisci in forza della parola di Dio. Per esempio, quando Gesù disse al paralitico: io te lo dico, alzati e cammina, è un miracolo, perché quella all'istante si alzò e si mise a camminare. Ma quando diede la vista a un cieco, che prese del fango, gli bagnò gli occhi con la saliva, gli toccò gli occhi e poi quello incominciò a vedere, quella è guarigione. Per cui Gesù ha fatto nella sua vita miracoli e guarigione. E anche oggi si presenta nelle assemblee e fa miracoli e guarigione. Ma generalmente noi non diciamo mai che quando guarisce una persona è un miracolo, perché c'è sempre che quella persona ha fatto delle cure prima, poi deve fare delle cure dopo, deve fare delle, diciamo, terapie spirituali di preghiera per continuare la sua guarigione. Noi abbiamo avuto una ragazza che durante un ritiro, durante una predica, ecco, si alza e si mette a camminare, e non aveva mai camminato prima. E quando poi io l'ho accompagnato a Bologna, a Rizzoli, il professore restò sorpreso, cioè, com'è che tu cammini? E molti dicevano, no, quello è stato un miracolo. Però aveva fatto tante cure prima perché potesse camminare. E improvvisamente, mi diceva un medico, tutte quelle cure hanno avuto una reazione e quella è cominciata a camminare. Ma noi sappiamo che è stato durante una preghiera, e durante la preghiera il Signore dice sì, ha dato forza a tutte quelle medicine che aveva preso in quel momento. Il fatto sta che è intervenuto Gesù e in quel momento è guarita.
Un'altra guarigione che è avvenuta nello stadio di Cava dei Tirreni all'improvviso erano da una bambina di 12 anni, cieca dalla nascita, e mentre padre Emiliano stava predicando, questa bambina si mette a gridare che ci vedeva. E quando fu chiamata sul palco, ovviamente padre Emiliano dice: beh, se ci vedi, leggi che cosa sta scritto qua. Quello lo guarda e dice: padre, ma io ero cieca, non so leggere, io conosco il Braille. E poi alla fine disse: ci senti, padre, io non ho visto mai mia madre, mi potete dire chi è mia madre? E si fece salire la madre sul palco. La bambina la guardò, poi disse: mamma, come sei bella. E la accarezzò. Fu un momento veramente bello e noi potremmo dire: bene, dati che ha riacquistato la vista così improvvisamente, è un miracolo. Ma diciamo: no, Gesù l'ha guarita dalla sua cecità, perché il miracolo fa molto scalpore. La guarigione è normale, perché Gesù la concede facilmente. Ci ha detto: chiedetemi e vi sarà dato, noi gli chiediamo le cose e lui le fa. Ecco, voi in queste preghiere che fate, diciamo, unite le forze e chiedete appunto a Gesù, a Dio, di aiutare le persone, giusto? Ah sì, perché qui si avvera un'altra parola di Gesù. Gesù ci ha detto: mettetevi d'accordo e chiedetemi qualche cosa, e tutto ciò che mi chiederete io lo farò. Dunque noi siamo migliaia di creature sue, di figli suoi, di persone per le quali lui ha dato la vita, che ci mettiamo tutte d'accordo a chiedere la guarigione degli ammalati. E Gesù deve mantenere la sua parola, per cui il gioco non è di colui che prega, ma è di Gesù che si mette in gioco la sua parola. Tu l'hai detto, fallo, e lui lo fa. Un'altra cosa che volevo chiedere è questo percorso, quali preghiere, diciamo, voi recitate nelle vostre sedute? Adesso c'è una cosa, ogni qualità di preghiera, in particolare la lode, perché quello che a Gesù piace di più, quanto noi lo lodiamo, e se vediamo la scrittura, tutti i salmi sono di lode a Dio, e normalmente noi vogliamo lodare Dio, riconoscerlo che Lui è il nostro Signore, che Lui è il nostro Padre, perché mentre Satana lo odia e lo vuol maledire, ed ecco per cui tanti bestemmiano. Perché bestemmiano? Perché prestano la loro lingua a Satana per maledire Gesù. Ma c'è lo Spirito Santo che ama Dio e sa che Dio è l'unico degno di ogni lode e di ogni onore. Per cui tutti quanti noi, quello che facciamo in particolare è quello di lodare a Dio. E quando Paolo VI ha raccolto a Roma per la prima volta i carismatici, disse proprio questo: il rinnovamento carismatico ha un accento particolare nella lode a Dio. Sì, perché lo Spirito Santo vuol lodare a Dio, perché sa che Dio è l'unico degno di ogni lode e di ogni onore. Allora, noi ricordiamo il 23 luglio, Stadio Arechi, questo grande convegno internazionale del rinnovamento carismatico. Ringraziamo per la presenza padre Michele Vassallo e gli chiediamo ovviamente una benedizione per tutti i telespettatori. E questo lo faccio con piacere. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi che ci avete seguiti in questa trasmissione, discenda sui vostri cari e vi rimanga per sempre. Amen. Noi ringraziamo ancora una volta padre Michele Vassallo e davvero tutto. A risentirci per la prossima intervista.